Ragazzi, dovevamo recuperare, dovevamo recuperare un paio di minuti di ritardo. Buongiorno Yurim Ax, my bloody Juventus. Buongiorno a Mister Zenzola. Ciao Luca, e... buongiorno. Ciao, ah, okay. che lui ieri alle 12:30 eh, se le pre si è divertito mentre noi soffrivamo ah, sì. davanti perché non si riusciva a raddoppiare contro il Cagliari. Poi è successo tutto quello che è successo, ma lui ha ripreso tutto, ha rivisto tutto, ha rianalizzato tutto. E allora siamo qua per un nuovo appuntamento di JBZ e vi diciamo perché la Juve non ha vinto, giusto, mister? Sì. Beh io ti dico: è strano perché vedere la partita indifferita, cioè senza le emozioni della, della, di viverla in diretta, è, è tutto diverso, nel senso che eh, ho letto i commenti nel post partita e c'era molta delusione per questo pareggio, sì. e ho pensato magari le solite difficoltà della Juventus nel cercare di. Eh, di creare azioni offensive contro squadre chiuse, ma in realtà poi rivedendo la cioè vedendo la partita indiferita alla sera, eh, a me la prestazione della Juventus mi è piaciuta, mi è piaciuta in tutto, e l'unica cosa che non ci ha permesso di vincere è stata che non abbiamo segnato il secondo gol o terzo gol, perché le occasioni questa volta ci sono state anche clamorose, e non siamo stati bravi a, a concretizzarle. E devo dire di più, Luca, non sono tanto d'accordo con il nostro mister eh, quando ha, detto, ha dichiarato a fine partita che la Juve ha voluto gestire e invece doveva attaccare. Secondo me, invece, ha attaccato, non ha gestito assolutamente di più rispetto al solito. Quindi è chiaro che la Juve fa molto possesso palla, però io ho visto anche nel secondo tempo una squadra che, voleva, che attaccava. Quindi. Parole so. forti. Parole forti. Allora, ti, su una cosa ti posso rassicurare. Tiago la rivedrà. Ah sì, sicuro. <ride> quindi, quindi potrebbe effettivamente, perché a caldo magari. A caldo restano, sì. Ti restano alcune cose, poi quando la riguardi, dici aspetta. Ma allora, qui, no. Bene. Qui, bene. Qui, dovevamo fare qualcosa di diverso o forse ho sbagliato qualcosa io è questo che ci stai dicendo, mister? cioè io voglio capire questo no, eh, per esempio leggevo in chat possesso palla senza anima, ma il possesso palla non ha anima cioè non, eh, il possesso palla è, è un modo per cercare di difendere col pallone, ok? Eh, molto spesso e secondo me la Juve le occasioni le ha avute, ne ha avute tante e ne ha, ne ha avute molte, non è stata brava a dare il colpo del KO dopo l'1-0, perché dopo l'1-0 ha veramente avuto 3-4 occasioni importanti e un paio di eh, miners se le mangiate proprio, eh, altri due tiri da fuori non sono stati fatti nella maniera giusta, però secondo me, cioè io non ho visto una prestazione negativa, anzi, secondo me la Juve ha giocato bene ed è stata anche brava, eh, per esempio, ho sentito anche nei commenti che abbiamo concesso troppe ripartenze. In realtà, sarà che sapevo già il risultato e quindi le, non mi preoccupavano, però comunque non mi è sembrato che abbiamo subito in maniera diciamo, pericolosa le ripartenze del Cagliari. Anzi, a livello di transizioni negative, mi sembra che la Juve sia migliorata tanto e tutta la squadra rientra molto velocemente e anche in maniera efficace. Io dico due cose, poi ragazzi, slide a rullo, abbiamo una mezz'oretta scarsa ma sparatissima perché poi c'è il dibattito. Sapete che qua oggi si scatena Zampini, l'inferno. Ecco. La prima considerazione che faccio, e ho fatto ieri appena finita la partita, una volta eh, smussata la rabbia, ci sono stati tanti episodi, quindi anche per noi che commentavamo eh, diventava. Forse ci travolgevano sull'analisi più tecnica e tattica. La prima riflessione tecnica che ho fatto è stata questa. Per la mia esperienza in tutte le categorie. Quando un allenatore al 60 ha cambiato tutti gli interni di centrocampo è perché la partita non è una brutta partita per forza, ma non è quella che aveva immaginato lui: non è, tra virgolette, contento di come la squadra gestisce. Determinate cose o come sta in campo, a prescindere poi l'indice di pericolosità dell'avversario reale, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che mi sono detto: poi coppe, un cambio forzato, tutto quello che può benissimo. Seconda considerazione a me la sensazione è che il Cagliari comunque riuscisse ad arrivare fino alla nostra metà campo con una discreta. Facilità, le poche volte che le abbiamo concesso il pallone, noi abbiamo sforato l'80% del possesso nel primo tempo. Ce l'avevo, poi il Cagliari è una squadra abbastanza debole davanti. Aveva un impianto anche in campo dove, sostanzialmente, non dava grande manforte alla fase offensiva, cosa che invece, con i cambi nel finale, ha provato a fare fino al. Patatrac, eccetera, eccetera. Queste sono le uniche due considerazioni che faccio. Ascoltandoti, sì. eh? Ascoltando, ti, mister. Però, Luca, io vorrei soffermarmi sulla prima, perché è una cosa che adesso incomincia ad essere chiara. Cioè, la sostituzione al sessantesimo dei due mediani. Cos'è la terza, quarta, quinta volta che succede? Cioè, Tiago Motta arriva al sessantesimo e sostituisce entrambi i mediani. Allora io dico, se succede quasi tutte le partite, quasi Ma tutte dici, le partite... Dici. Sì. Sì, succede sempre, succede. Luca. Non me la sono segnata sta cosa, ragazzi. Ci aiutate yeah. in chat, perché Zenzola qua mi vende una roba che... che no, no, chiare. non vendo, no, no, non vendo. Eh, lui è un venditore, ragazzi. No, 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 no. i due no. mediani vengono eh, sostituiti entrambi, cioè al sessantesimo, eh, quasi sempre. Tra l'altro io mi sono informato presso... Chi ha seguito il Bologna più di me l'anno scorso e lui lo faceva. Ma McKinney fa sempre i 90.000 quando giocava, non no, no, lo so, Andate, state, ragazzi. No, 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 è già successo altre volte, è già successo altre volte, e mi dicevano che succedeva anche l'anno scorso nel Bologna con gli esterni offensivi. E ci sta, eh, nel senso è che una lui roba, è esatto, perché lui chiede molto agli esterni offensivi, e quindi ci sta, che tu alla, al 60 fai due cambi e li togli. Però questa cosa della sostituzione dei mediani io l'ho già vista altre volte e devo dire la verità, secondo me, cioè ieri non c'era la necessità di farlo. Ieri non c'era la necessità di farlo, secondo me. Quindi no, non lo capisco, lo capisco poco. E non mi sembra stessimo facendo una partita sbagliata anche a centrocampo, anzi, cioè, primo tempo, le occasioni sono venute fuori, c'è stata discreta rotazione a centrocampo. Eh, non lo so, io questa, questa cosa delle sostituzioni al sessantesimo comincio a mettermi dei dubbi, però possiamo andare a vedere le slide. Così ha troppi, la... troppi centrali di centrocampo da accontentare. Bravo, questa è la prima no, cosa che mi no, è venuta no, in mente. No, no. Eh, a me è venuta in mente, cioè deve far giocare allora, tutti e allora devi prenderti la responsabilità perché io ho capito dove volevi arrivare. Perché tu sei un mister e io so come ragionano i mister. Eh. Deve far giocare tutti, cioè, ma scusa, no, tu l'avresti tolto Locatelli? hai fatto delle partite con ma, due cambi. Luca. Tu l'avresti tolto Locatelli? Non mi, ha, non mi ha entusiasmato, però, non però entusiasmato, capisco, ma, però capisco ma. cosa vuoi dire. Eh, cioè, io non lo so. Non lo so, tanto che dentro l'area lui. Adesso, sempre... adesso ti assumi la responsabilità delle tue parole ci fai vedere <ride> le slide. Vediamo se hai ragione. Ecco. Allora andiamo subito sulla costruzione della Juve, che eh, ieri eh, era a tre. L'abbiamo visto subito, anche i telecronisti l'hanno subito sottolineata. Eh, Calulu, sostituto di Bremer sul centro-sinistra, e devo dire che ha giocato molto bene. Mi è piaciuto, eh, tra l'altro è anche molto più veloce di Bremer eh, nella corsa all'indietro quindi ci dà, certo tutti e due assieme sono, eh, sono molto bravi e eh, ne abbiamo uno solo però comunque Calulu se l'è cavata molto bene in costruzione vedete era proprio così Savona, Gatti, Calulu. Eh, qui c'è uno scambio eh, Cambiaso-Turam ma comunque a centrocampo i due mediani e, e Copminers, eh, Bangula Coop Miners dentro Bangulà e con 6 larghissimi. Proprio a pestare la linea del fallo laterale. Abbiamo visto anche nei primi minuti le solite rotazioni, vedete qui cambiaso proprio larghi, cioè è dentro il campo con Bangulà che fa il lavoro in ampiezza. Questa è una cosa che vediamo sempre. In questo caso, addirittura trequartista di fianco a Coop, Coop Miners. E poi eh, abbiamo visto anche questa situazione a 4, quindi questa volta ha cambiato largo e i due mediani. Quindi insomma la Juve comunque ha, non ha avuto difficoltà a costruire nonostante il blocco centrale creato dal Cagliari. Ormai lo fanno tutti, l'abbiamo visto. Eh, guardate qua la, la, la densità dentro il campo del Cagliari proprio per cercare di... Isolare il nostro esterno col pallone, cioè far arrivare la palla lì e poi andare ad aggredire lì il nostro, il nostro esterno che spesso gioca nell'uno contro uno. Vedete, proprio sei giocatori centralmente. Eh, in fase, diciamo nella metà campo avversaria. Vedete qui la palla c'è da Locatelli. Eh, Vedete come Kupmaners, come al solito, fa la punta insieme a Vlaovic e, e il solito discorso di Cambiaso dentro e Bangulà eh, esterno con, con Seisao dall'altra parte. Eh, questo diciamo che era la Juve nei primi minuti, quello che si vedeva a livello proprio di costruzione e la Juve non ha avuto difficoltà diciamo, a superare quel muro che ha, il muro che ha creato. Che se insisti a dire che abbiamo giocato un'ottima gara, ci incavoliamo ancora di più per il fatto che abbiamo lasciato due punti. Eh. Abbiamo lasciato due punti clamorosi, ma per errori nostri sotto porta. Cioè non possiamo eh, mh, mh, non sottolineare questo. Cioè la squadra ha creato molte più occasioni rispetto alle precedenti partite. Che abbiamo pareggiato ha fatto tipo 9 tiri nello specchio della porta. Ha fatto 21 tiri. E cioè, io io e... l'ho detto: una cosa che ho detto subito è questa, non è in poli. Juve. Questo è vero, questo è vero. No, no. senti c'è una considerazione di Ale, perché oggi anche qualcosina la tiriamo fuori bravo. da voi. bravo Ale, perché la novità è, è il lavoro sulle seconde palle. Dopo lo facciamo vedere. Via, dopo lo facciamo vedere. Allora, pressing. Il pressing della Juve nei primi minuti, ma comunque in generale eh, per tutta la partita è stato abbastanza alto. Ormai dopo la partita col Genoa vediamo una Juve molto più presente nel pressing ultraoffensivo. Vedete qua proprio i quattro attaccanti come vanno a pressare. A pressare alto la costruzione del Cagliari eh, e anche sui palloni sporchi, vedete come proprio sono vicini per andare a recuperare il pallone. Qui, per esempio, è l'inizio dell'azione che porterà Cop Miners a calciare alto, con probabilmente sì. in bangulà in posizione più favorevole, però, praticamente che riconquistiamo palla qua eh, andando a pressare il primo controllo dell'avversario, e poi vedete gli stessi tre giocatori più un bangolà si trovano subito a ridosso dell'area di rigore. Quindi una Juve che cerca di prendersi la palla nella metà campo avversaria. Questa cosa lo vedremo, la vedremo spesso. Vedete anche qui: Coop Miners interviene sul primo controllo e recupera palla. Eh, qui è eh, l'azione del tiro questo è il risultato del tiro di Mangula, praticamente conquistiamo palla qui e poi vedete come sempre i quattro attaccanti sono molto vicini e riescono a, ad arrivare al tiro molto facilmente. Senti invece sull'immagine del tiro dal limite di Kopp eh, in chat scrivono doveva scaricare a sinistra e non tirare, però allo specchio, eh, perché il difensore guardate il difendere, l'unico difensore centrale, qua è incredibile siamo 3 contro 1 centralmente se isoliamo. i sì. no. uh, Lui ha il corridoio per Vlaovic, corridoietto, ma mi sembra neanche troppo piccolino, centrale. Vlaovic sta andando davanti, c'è Mbangula sulla sua sinistra, lui ha palla scoperta e il difensore centrale, credo, mina. Intuisce il possibile, lo vedo qua dalla postura, di nuovo intuisce il possibile scarico e quindi gli lascia, tra virgolette, il tiro. Eh, non mi sento di dire che abbia scelto male a tirare l'esecuzione approssimativa perché è centrale e alta, eh, sì, non eh. da Cop Miners' Cop Miners sì. qua sa fare di meglio. Sì, sicuramente, io ti do ragione, Luca. Se fosse un pochino se fosse stato un po' più avanti qui dal limite secondo me devi proprio fare ma lui un è mancino eh? qua è sul sì, piede forte eh? sì è vero però insomma devi fare un gran tiro cioè il portiere è ben piazzato cioè qui hai due possibilità la palla in Bangulà e la palla Vlaovic perché c'è anche il passaggio dentro a Vlaovic cioè, che poi può and andare a calciare di no, sinistra no l'ho detto l'ho detto eh, del esatto esatto. quindi eh, cioè, secondo me l'ha un po' forzata questa, questa giocata qua mm, eh, e invece vediamo la novità, la novità allora, è il, il lavoro che ha fatto la Juve sulle seconde palle. Allora, normalmente noi non vediamo il portiere lanciare lungo, cioè la Juve cerca sempre, sempre di costruire dal basso, sempre, almeno in queste partite... Eh, che, che abbiamo visto dall'inizio della stagione è stato così nella partita di ieri non so se è una cosa che hanno preparato perché hanno Tiago Motta ha visto il Cagliari ha individuato dei punti deboli sulle palle lunghe però sta di fatto che abbiamo visto tanti palloni lunghi giocati proprio sulle punte e l'attacco della seconda palla qui è una situazione in cui il lancio lungo di Gregorio è eh, la palla rimane lì mezza e mezza cioè il rinvio del, del difensore non è di quelli definitivi diciamo così e la palla viene riconquistata a Cup Miners qui con questa palla praticamente arriviamo al tiro con eh, con, con Seisau sì. che poi la palla va sull'esterno lui rientra e va a calciare dentro però lancio lungo di Di Gregorio per le punte e eh, 1 barra due giocatori che conquistano la seconda palla guardate qua stessa cosa lancio lungo il difensore non riesce a intervenire in maniera precisa sì, la stoppa e, male la stoppa male e qui c'è un bangula che è subito addosso e mh, recupera palla e qui avremo l'alt sul recupero di questa palla avremo l'azione che poi porterà copminers Co al tiro sul passaggio di vlaovic Vedete, questo è il passaggio di Vlaovic e il tiro di Coop di sinistro quindi un recupero palla da un lancio lungo allora, io e io, da ieri sera che, 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 che mi viene detto, credo che anche Guido Tolomei si sia scatenato era allo stadio, immagino, e oggi sarà ospite di massimo, ma, ma lo prendo come simbolo di quello che voglio dire: tanti mi hanno detto che Coppa si è mangiato un gol qua. Eh, secondo me non lo so se si è mangiato bene lui ha calciato bene secondo me un pochino più angolato sul secondo palo faceva gol invece gli è uscita un po', un po centrale ecco. diciamo che da lui ci si può aspettare qualcosa di meglio da quella posizione sul suo piede ecco Però il discorso della seconda palla è interessante. Nel no, senso ma tante che... qua, qua siamo dentro questo primo tempo in cui siamo stati, secondo me, anche molto variegati nell'attaccare. C'è anche questa soluzione diretta col portiere che ci portava a prenderla noi, a arpionarla, noi, la palla tante volte, eh, li ha messi in difficoltà, oltre a giocare palla a terra, perché dopo il gol, dopo il gol, dopo il vantaggio, diciamo, la Juve, secondo me, fa vedere la parte migliore di sé. Per un quarto d'ora sì, ma infatti, guarda questa azione: è il 25esimo, noi abbiamo segnato al 14esimo, ma anche riguardo... per la terra, ma anche per la terra. Muoveva eh, bene. Tutte le occasioni che abbiamo visto precedentemente, eh, sono tutte azioni che sono uscite dopo il gol del vantaggio. Quindi la Juve, sì. qui facendo il 2-0, chiudeva la partita e non, non c'è riuscita, cioè abbiamo sbagliato troppo il tiro di Mbangula, il tiro di Conseisau, le due occasioni di Cup Miners. Cioè, è tanto. Guardate questa azione qui, sempre sull'1-0. Questa è, è simile sì, <ride> all'azione de, all del gol uh, di Vlaovic contro il Genoa, anche se leggermente in posizione diversa e con la difesa avversaria più schierata, perché qui infatti la, la palla giocata da Cupmines è un po' più interna e quindi viene presa dal difensore, che vedete, e non quello che segue Vlaovic, ma l'altro. E però questa è simile proprio, cioè, se andate a prendere la, la slide del Genoa è, è quasi uguale. Cioè, è, anche questa è una, è una buona situazione per mandare in porta Vlaovic che non si, è, non si è concretizzata. Quindi io dico: a me il primo tempo è piaciuto, c'è mancato il gol del raddoppio, e a livello anche di. Eh, rotazione a centrocampo, per esempio, tra l'altro, guardate... permettimi di dire una cosa: sì. abbiamo battuto una quantità industriale di calci d'angolo. Qualcuno ha calciato male, prendiamo un contropiede. Altri calciati molto bene. Sta di fatto che noi, gatti, noi cerchiamo solo gatti. Eh. A me sembra chiaro ormai. Io penso quando faccio la cronaca, dico in area ci sono tizio, 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 tizio e gatti che è posizionato a seconda volta primo palo secondo... e, e resto su gatti perché so che poi che la palla sarà, lì. Il, il mio commento sarà gatti anticipato o gatti la colpisce o sì. gatti, palla mezzo metro altra per gatti infatti anche diciamo il gol nostro arriva sull'unica volta che colpiamo noi sì non siamo riusciti adesso perché le hanno prese tutte, tutte loro, prese sì. tutte loro. Salto. Eh anche lì poi un po un po fortunati poi non so se la palla dei gatti toccata sarebbe andato ugualmente fuori però di, di, da, dai piazzati potevamo prenderne qualcuno in più secondo me sì anche se comunque il Cagliari è abbastanza forte su quelle giocate sì, lì, eh, di sì. piazzati eh. Eh, sì. è messo bene dietro ecco volevo far vedere le ultime due slide del primo tempo una le rotazioni a centrocampo vedete qui guardate Locatelli dov'è a fare la punta e Cambiaso è a fare il trequartista cop eh, largo a sinistra e cioè tutto il primo tempo si è vista questa roba qua c'è un, una continua rotazione dei, dei giocatori per cercare poi il giocatore libero tra le linee e ti dirò la palla tolto i primi dieci minuti non andava piano eh? che in genere no, no. La, non andava piano la palla che sì, è, sì. è un tema invece di altri pareggi secondo me sì e tra l'altro non vale neanche il discorso che si, si, si dice di solito siamo passati in vantaggio e quindi abbiamo giocato meglio, no? perché il Cagliari non ha cambiato modo di giocare dopo che ha preso l'1-0, è sempre rimasto così, è sempre rimasto chiuso, soprattutto centralmente. L'ultima slide del primo tempo riguarda le transizioni, quando dicevo che le facciamo bene, qui è un'azione in cui eh, perdiamo palla e il Cagliari attacca eh, a sinistra. Guardate, i due giocatori cerchiati sono Miners e Vlaovic. Le due punte. <ride> Le due punte che rientrano. Cioè, eh, la Juve è molto presente su questa situazione di gioco, cioè la transizione negativa quando noi stiamo attaccando e perdiamo palla. Perché i rientri sono veloci e un discreto numero di giocatori. Guardate anche qua. Cioè, il, nel Cagliari ne vediamo tre, mentre la Juve sono sette, otto. Quindi vuol dire che la squadra da questo punto di vista è presente. Ecco perché dicevo che non mi hanno... È vero che abbiamo concesso delle ripartenze, ma perché abbiamo sempre attaccato con tanti giocatori e quindi abbiamo lasciato degli spazi, ma poi alla fine comunque il Cagliari non è riuscito a farci male da quel punto di vista lì. Ecco, nel secondo tempo è uscito Copa Miners ed è entrato Fagioli. In teoria, secondo me, nella testa di Motta, Fagioli doveva fare il Cup Miners. Sì, si vede, si vede dalla posizione dei primi 5-6 minuti che gioca altissimo. Eh, eh, però non, secondo me, nella posizione giusta. Allora, intanto vediamo. Qui siamo proprio all'inizio, è passato un minuto. Cioè, lo vedete costruire. Sembra quasi che si metta a fare il play. No, ma, no, 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 no. Primi ma, no. ma era, era una situazione. Era una sì. situazione. Infatti, poi vedete, poco dopo eh, la situazione vera è questa qua, cioè Locatelli Turam è lui come vertice alto, diciamo del centrocampo, mentre prima eh. l'abbiamo visto vertice basso, adesso è vertice, eh, in questa slide lo vediamo in vertice alto. Il problema qual è? È che, a differenza di, di, di Cop Miners, eh, Fagioli eh, non sta vicino a Vlaovic. Vedete questa situazione? Lui si allarga eh, in una posizione no. dove, secondo me, non serve, e anche se lui si allarga, la sua posizione non viene presa da nessuno. Cioè, qui probabilmente era un Bangulà che doveva andare lì. Io l'ho cerchiata apposta quella zona, okay? perché è la zona che di solito che nel primo tempo veniva occupata da, da co Miners o comunque da cambiaso quando Coop Miners si sì. allargava invece sì. qui vedete che rimane vuota e non abbiamo quella soluzione lì eh, ma ce ne sono altre ecco qui lo vediamo nella posizione di Coop Miners però, sì. però marcato poi ha cambiato, col cambio dei centrocampisti è cambiato sì eh. più o meno no. Più o meno, esattamente. Qui è un'altra situazione simile. Vedete dove Fagioli e vedete quel solito spazio eh, lì sì, sì. vicino a, a Vlaovic che non ha giocatori, non ha giocatori e, e lo spazio c'è per potersi infilare lì e anche ricevere il pallone, che è poi è quello che fa un po' con Miners. Eh, di fagioli bisogna sottolineare, però la sua lucidità perché comunque questo, qui manda in porta Vlaovic con un gran lancio secondo me questa eh, è la conclusione a rimbalzo sì, quella è rimbalzo di potenza centra quella centrale di potenza però qui il passaggio di, di Fagioli è veramente di gran qualità e, e lui ce l'ha questo questo lavoro qua per quello dico cioè lì come tre trequartista a un certo punto fa un colpo di tacco in area di rigore credo Credo che forse eravamo già 1 a uno nell'assalto, chiamiamolo l'assalto finale. Fa un colpo di tacco in aria che mette Cambiaso praticamente geniale. Non so, quello del Cagliari se l'è trovata addosso. per... Stava correndo per sbaglio. La... Era veramente una roba pazzesca. Secondo me, i Fagioli. E tra l'altro era quasi lui stava co... ormai. La... Lui stava correndo verso, verso l'esterno, verso il fondo e l'esterno. Quindi. Eh, L'ho trovato anche necessario quel colpo di tacco lui ha fatto benissimo. Poi è stati sfortunati, sì. perché andava cambiato, andava dritto in porta. poi Però, lui, lui so che è uno di coloro sui quali di cui Tiago non è contentissimo di come sei entrato. Ma forse per le cose che spiegavi tu, eh, non, secondo me, lui l'ha pensato lì proprio vicino a Vlaovic e invece lui andava in giro cioè, e quella posizione non veniva occupata da nessuno. Eh, probabilmente tanti dicono che ce l'abbia nelle caratteristiche, secondo me per il gioco di, che ha in mente Tiago Motta, Fagioli in quella posizione, mh, mi lascia qualche dubbio. Eh, qui vediamo il solito cambiaso, che qui è, 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 praticamente allora, eh, al sessantesimo abbiamo detto dei cambi, no? quindi escono Locatelli e Turamma ed entrano McKenny ed Douglas Lewis li vedete proprio nel, nelle stesse posizioni. Okay? Io avrei visto più McKendy vicino a Vlaovic, se proprio devo dirla tutta. E eh, anche in questa situazione, quindi con i cambi, vedete che eh, è sempre cambiato, che fa un po' di tutto, cioè viene anche a ricevere il pallone per costruire l'azione, pur avendo Douglas Lewis che insomma dovrebbe fare questo tipo di lavoro è lui che entra dentro il campo eh, i cambi successivi a questi sono stati prima Danilo e poi Il Diz, okay, e, e il Diz che è qui sotto nascosto dal commento ma eccolo qua, eh, eccolo qua Il Diz che sta a sinistra eh, la Juve comunque ha creato le situazioni sempre pressando cercando la riconquista qui è bravo con Seissao a rubare palla e a creare questa situazione qui dove vediamo il passaggio di Ildiz eh, per Fagioli che sarà sbagliato. Eh, questa è un'altra situazione importante. Eh, perché qui se gli do la palla bene, vedete dove Fagioli, vedete dove eh, che la difesa del Cagliari è tutta scivolata verso destra, insomma, eh, si rischia di mandarlo in porta. Eh, anche nel secondo tempo le occasioni, le situazioni e le occasioni sono state tante. però Manca un po' preci. di fisicità. A questa squadra in certi tipi di partite, in certi contesti, magari anche come i dieci minuti finali. È eh, la domanda di Gigi, cioè, se la pone lui, questa cosa. A volte, cioè. Quando si tenta di recuperare un risultato, eh, sì, buttare la palla dentro e avere il giocatore che, che fa battaglia dentro l'area, ci può stare, ma noi non, non ce l'abbiamo. Quest'anno quest'anno proprio non c'è. Poteva essere Milik. Lo buttavi dentro e di testa qualcosa. Combina, ma non ce l'abbiamo. Secondo quindi. me, lui intende fisicità proprio nella media generale della squadra. Come media generale, eh, bah, non lo so. Non lo so, forse sugli esterni, ma, ma, ma comunque non è importante che ci sia fisicità sugli esterni. Ecco, a centrocampo mi sembra che ci sia, però, come pure in difesa. Ecco, ho voluto mettere questa slide qui. Io devo dire la verità, la prestazione di Vlaovic nel complesso mi è piaciuta. È stato molto più bravo tecnicamente rispetto al solito, quindi ha giocato meglio con la squadra, però l'errore qui è madornale cioè incredibile non, eh, non dico altro non so se Luca tu vuoi fare dei commenti su questo su questo errore di Vlaovic no esatto Meglio segnalo, segnalo eh, la do in diretta. Tanto poi farà il giro la notizia riguardo Uvan Zapata. È ufficiale. Ha fatto i, stamattina gli scontri diagnostici strumentali, crociato anteriore come, Anche lui. come Bremer. Con interessamento sia del menisco mediale che del menisco laterale. Quindi, questa lo dico perché insomma, fa parte. Ci ricorci, da, ci, 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 oltre a farlo in bocca al lupo a Zapata, ovviamente eh, ci, ci riconsegna un brutto ricordo di pochi giorni fa, crociato anteriore. E menisco, nel suo caso, sia il mediale che il laterale. Tra l'altro, su, non... su Vlaovic lascia la i commenti. Ha aperto sì. il piattone in modo strano, incomprensibile, secondo Ask. Eh sì, cioè qui puoi fare mille cose e non ho capito perché. Tra l'altro, l'ha tirata fuori di due metri. Cioè, neanche di poco, quindi non lo so. Allora, le ultime slide riguardano il gol del Cagliari, perché secondo me lì qualcosa non ha funzionato. Perché sul lato sinistro, il nostro lato sinistro, okay. vedete qui la palla viene giocata sull'esterno ed è tutta la difesa che scivola per andare a prendere questo pallone. Qui Cambiaso non, non aggredisce in maniera. Eh, Efficace sul, sull'attaccante del, del Cagliari, e quindi questa palla passa comunque e riesce ad arrivare a questa situazione qui. Questo qui, scusa, qui, qui è 2 contro uno. Qui è 2 contro uno. È uscito Calulu ed è cambiato. Che è ritornato da dietro. Diciamo sul sì, sì. dovrebbe essere Luvumbo adesso, non mi ricordo. E vedete che c'è l'inserimento da dietro del giocatore, Douglas Luiz se lo perde, se lo perde proprio. Ma ci sarà. Adesso io non me la ricordo, lo lascia andare? No, no, lo segue, in ma in ritardo. In ritardo. Esatto, sì. infatti, il giocatore del Cagliari riesce a girare la palla dentro. Vedete che Douglas Luiz c'è, questa è ormai... un'azione allucinante! Sì, eh? poi per carità e tra l'altro il, eh, il centrante del Cagliari sbaglia lo stop sì, eh, si allunga sì, il pallone eh sì. portandoselo fuori dallo specchio della porta e qui l'intervento di Douglas Luiz. che secondo me è da rigore eh, eh, lo butta giù e diciamo che prendiamo il pareggio però diciamo che tutta la catena di sinistra non ha funzionato benissimo perché non siamo intervenuti in maniera, diciamo, tra virgolette cattiva su quel pallone, l'abbiamo fatto passare eh, troppe volte, cioè è passato qua, è passato qua, è passato qua, insomma, non va bene. Se, se in una, nella stessa azione commetti 3-4 errori, il gol lo prendi. Sette dei nostri, eh? Sette, li ha contati Gabvel. Eh sì. In questa azione qua vedete già ce ne sono 4 contro 2 e non, non possiamo permetterci di prendere questa... Qui è un errore. È il primo gol che subiamo, diciamo che... Su rigore. Su rigore, tra l'altro, ci può stare. Però io dico... amarezza, eh, sì. Un po' di amarezza, come dicevi tu, io per la partita che ho visto, dice Zenzola questi due punti sono 4. Sì. Cioè... No. Sono cioè, non avevi fatto la stessa considerazione dopo Juve-Roma ecco, no. a prescindere che la Roma non è il Cagliari ma per quello che abbiamo visto sì sì assolutamente cioè, la Juve ha, ha dominato la partita il possesso palla alla fine era, è stato appena sotto il 70% cioè, è, altissimo, piangere... eh? è altissimo è altissimo eh, cioè non ha fatto cioè, quando abbiamo parlato dei pareggi che ha fatto eh, non eh, diciamo che ci siamo, abbiamo sempre avuto dei dubbi sullo su sviluppo della manovra, le occasioni da gol. Cioè, qui non c'è nessun dubbio. cioè Non l'hai chiusa e nel calcio succede. Quando non la chiudi poi qualcosa può accadere. Allora voglio un tuo giudizio perché poi fino a questa sera, 22:30, lo ritroverete il mister, tornerà su due o tre cose scelte che avete visto oggi. Potrete tornare per fargli delle domande specifiche, anche magari su quello che avete vi è rimasto di questa puntata stasera juventus 20 dalle 22:30 mister no un'altra cosa per te era rosso cioè era simulazione con Ssau è assurdo quel era rigore rigore non lo so rigore non lo so perché comunque l'intensità del tocco non si può valutare lo può fare solo l'arbitro dal campo però l'ammonizione è assurda cioè, non era anche l'intensità dell'intervento di Douglas Lewis l'aveva valutata l'arbitro in campo. E non l'aveva valutata rigore, sì. Eh, sono, sono le cose strane del VAR. De eh, C'era anche. Anche, anche un rigore su Savona, se vogliamo dirlo tutto. Vogliamo dirlo? Eh, Zampini vuole dirlo? Lo scoprite tra cinque minuti. Mister, grazie. Grazie a te, Luca. Ciao Grazie a tutti gli amici anche di YouTube. Commentate sempre, tornate a trovarci in live. Ma quando non vedete la live, ripescatela. Mamma mia, 15 giorni prima di tornare in campo, che barba! Due di Va bene. Ciao, ciao a tutti.